E adesso vi parliamo di Marika Geraci, la corteggiatrice del trono over di Uomini e Donne di Maria dei Filippi. La stessa corteggiatrice aveva iniziato la sua frequentazione all'interno del programma di Maria dei Filippi come corteggiatrice di Armando Incarnato. Ma adesso sta uscendo con Diego Tavani, famoso per essere l'ex di Ida Platano. E ve lo dico sinceramente, secondo me qui viene fuori un triangolo come non se ne vedeva da tempo. Comunque, tornato a noi, la stessa corteggiatrice ha rilasciato questa interessante intervista a Magazine. Dichiara Marika Geraci del suo rapporto con Diego Tavani: è un bel periodo e sono molto serena. Ho trascorso qualche giorno a Roma con Diego e sono davvero contenta, oltre al fatto che si tratta di un uomo educato e rispettoso. Mi ha colpita il suo modo di affrontare la vita. Per lui volere è potere. Marika Geraci. E sempre decantando i meriti di Diego Tavani, ammette la focosa corteggiatrice siciliana. Poi riesce a farmi abbassare la guardia. Fino ad oggi con gli uomini che ho conosciuto sentivo la necessità di mostrarmi forte. Ero sempre sulla difensiva. Quando sono con lui emerge una Marika che non vedevo da tempo. Più dolce. Più premurosa. Sicuramente Diego avrà qualche difetto, ma io non ne vedo. In studio però Jessica Serra ha insinuato che Diego Tavani non fosse sincero con lei, ossia che lo stesso stesse recitando il più classico copione di Uomini e Donne. A questa affermazione risponde Marika Geraci: su Jessica non c'è molto da dire, mi sono fatta l'idea che sia la gelosia a farla parlare così. Non mi risulta che Diego abbia mai detto che cammino come una papera. Per quanto riguarda le cose dette da Andrea, invece, ho avuto modo di chiarire. E precisa su questo aspetto sempre la siciliana Marika Geraci, dicendo che effettivamente Diego nei camerini ha detto che gli ero sembrata falsa perché durante una discussione con Armando avevo detto che avrei fatto sentire una registrazione e poi non l'ho fatto. Era lecito che lui lo pensasse, anche mio padre mi ha detto che ho sbagliato. Ma in maniera sempre precisa e puntuale, muove il seguente rimprovero a Diego Tavani. L'unico rimprovero che posso fare a Diego è che doveva ammettere subito la verità. Non lo ha fatto perché è rimasto spiazzato. Posso capirlo? A volte quando mi rivedo in TV non mi piace per niente quello che vedo. Qui secondo me la situazione diventerà a breve molto interessante, voi che ne pensate?